Stasera riparte per l'ennesima volta la stagione 2016-2017 al San Severo Winter Jazz. Abbiamo Antonio Tarantino, direttore artistico di questa rassegna. Anche quest'anno un nome internazionale apre questa rassegna, Luis Perdomo. Luis, per la terza vez a chi a San Severo? No? Questa è la unica tappa del sud Italia, la prima d'Europa. E questa noche vas a toccare tu LP, no? De piano solo. Che buscami, che incontriamo in questo lavoro? Bueno, un saluto a tutta la gente qui in San Severo, questa è mi terza vez qui. E sempre è un placer llegar qui e toccare mi musica, soprattutto con i miei progetti. Bueno, vamos a estar tocando música de mi disco que se llama 22, que salió el año pasado y es con mi trío con Mimi Jones en el bajo y Mark Whitfield Jr. en la batería. Y el nombre del disco es 22 porque el año pasado fueron 22 años que estuve en Nueva York y yo me fui de Venezuela cuando tenía 22 años. Entonces justo la mitad venezolano y mitad americano. Tú has tocado con los mejores del mundo y he leído David Gilmour y mucho más. ¿Quién fue el mejor para ti? ¿Lo que aprendiste más? No, yo siempre sigo aprendiendo. Y nunca me gusta pensar de que haya alguien que sea mejor o son solamente experiencias diferentes y siempre me gusta estar que haya un reto, que siempre la música se convierte en un reto para mí. Por eso es que siempre me gusta tocar con muchos músicos diferentes, diferentes estilos de música. Y eso es una de las cosas que también me encanta y que ha sido parte de mi crecimiento musical, es la diversidad de los estilos que me gustan. La soddisfazione di portare uno dei nomi più importanti del panorama mondiale del jazz, chiaramente uno dei maggiori pianisti. C'è tanto lavoro alle spalle e quest'anno cosa troveremo in questa rassegna? Beh, insomma, hai detto un po' tutto la storia dell'associazione Amici Jazz San Severo, che dal 94 ad oggi ha prodotto 321 concerti, quindi location diverse, però insomma siamo andati sempre avanti con nomi importantissimi. L'esclusività poi di avere anche concerto unica data nel centro sud Italia, apriamo anche dei tour europei e quindi oltre ad ospitare Luis Perdomo, che è la terza volta, quindi potrebbe essere considerato un cittadino onorario a tutti gli effetti. E quindi oltre a rappresentare uno dei top della musica jazz al piano, però quest'anno abbiamo anche altri nomi importantissimi, tipo Chris Jarrett, un altro grande pianista che ospiteremo però alla sala auditorium del teatro, Vladimir Kostadinovich, Francisco Meira, il cubano, e poi anche molta attenzione al jazz made in Puglia, come Luca Di Luzio, un chitarrista di San Severo che vive a Cesena, che presenterà il suo nuovo quartetto con la cantante americana Lauren Bush.